Tutti pronti e belli carichi per affrontare il Torino, compresi i tifosi che per l'aria che si respira in giro dovrebbero essere più numerosi del previsto. L'incontro l'impone. E non solo perché arriva la prima della classifica, ma anche in quanto il Torino nutre ed esprime grande interesse a livello nazionale. E non solo. Incontrare il Granata in questo momento ci mette nelle condizioni di dover dare il massimo e allo stesso tempo ci obbliga ad una partita al di sopra delle righe. Il nostro attuale momento di forma non compensato dai risultati potrebbe permetterci di fare bella figura e speriamo anche di ottenere un esito positivo, se non altro perché non si può continuare a giocare da playoff per poi trovarsi in una situazione di classifica deficitaria. Alla squadra e ai suoi interpreti non si può chiedere di più. La prova di Verona va subito dimenticata, semmai va tenuta in considerazione per gli attestati di apprezzamento da parte di tutti, compresi gli addetti ai lavori. Il gol di Khalil è stato inutile, ma a lui vanno i nostri complimenti. Grazie per i complimenti, però è stato inutile perché alla fine c'è quello rammarico finale di prendere quello gol all'ultimo minuto. Però bene, dobbiamo continuare per queste strade di fare il gioco, di andare sempre a non avere paura dell'avversario, che così prendiamo punti sicuramente. Con Padova, Sampdoria e Regina abbiamo dimostrato di essere in crescita, anche a Verona nonostante la sconfitta. Ora arriva il Torino, una squadra importantissima, la prima della classe che va affrontata con molta tranquillità. Sì, dobbiamo continuare così, fiducioso, non avere paura di nessuno. Abbiamo dimostrato che in queste partite contro le squadre importanti giochiamo sempre con viso aperto, cerchiamo sempre il gol, cerchiamo sempre la vittoria. Allora è cercare di essere un po' più concentrati di portare questi punti a casa che alla fine mancano dopo. Oggi è giovedì, per chi ci ascolta, sicuramente ne starete parlando negli spogliatoi. Come dovremo affrontare il Torino? Dobbiamo squadra che è in prima in classifica, avere sempre un'attenzione in più, perché se sono in prima in classifica perché hanno dimostrato in questi inizio di campionato. Allora dobbiamo entrare lì, essere molto più concentrati di che eravamo prima e cercare di fare una grande prestazione, e sicuramente, con tutto il rispetto, pensiamo a vincere anche contro il Torino. Nell'insieme completo, il Torino nella sua rosa è una squadra molto competitiva, ma particolarmente cosa temiamo dei Granata? Guarda, intanto Bianchi non ci sarà. Hanno questo gioco bello che riescono a fare il risultato a tutte le partite che giocano, riescono a segnare sempre. È una squadra che, se affrontiamo con la paura, sicuramente andrà male. Dobbiamo affrontare con fiso aperto, andare lì e fare vedere cosa è la nostra squadra, che sta dimostrando di essere pure bella. Ti stai piacendo come stai giocando in questo periodo? Sì, sto prendendo. Khalil, cosa dice a Khalil? No, sto prendendo un po' di fiducia con me stessi. Sto già da un po' che non giocavo lì sulla tre quarti lì, che ho fatto un anno, l'anno scorso ho fatto tutto da mezzala, sempre più la parte più difensiva, aveva perso un po' quei movimenti davanti, ma adesso piano piano sto a riprendere. Sono abbastanza contento con le mie prestazioni, ma spero di migliorare sempre di più, perché devo aiutare questa squadra a salvarsi. Sai qual è il miglior modo? A fare gol. Bravo! Francesco, stiamo ricevendo diverse telefonate in redazione, tutte ci chiedono informazioni rispetto al problema della tessera del tifoso. Insomma, si entra solo con quella? È un problema, non un problema, nel senso che, così come abbiamo diffuso già la notizia sul nostro sito ufficiale, domani, venerdì, per chi ci guarda, apre il botteghino dello stadio. Ci sono ancora più della metà delle tessere del tifoso che non sono state ritirate. Ma chi non le ritirerà non potrà entrare? Non potrà avere accesso allo stadio, perché i codici verranno trasferiti dall'abbonamento in loro possesso alla tessera del tifoso. Quindi si entra solo con la tessera del tifoso. Mi auguro che tutti vadano a ritirare
queste tessere che sono ancora in giacenza presso il botteghino dello stadio. Insiste il Crotone, pallone in mezzo, deviazione nella propria porta da parte di Mareco che...